E guardo casa mia laggiù, è un puntolino bianco e niente più. Ed io sto bene qui, ad Agordo è così, ad Agordo è così. Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle. Nel primo servizio saremo ad Alleghe per la presentazione del calendario del Grand Prix Latte Busche, il circuito giovanile dello sci che anche quest'anno, per la 42esima volta, coinvolgerà numerosi sci club della provincia. Nel secondo servizio, invece, faremo una passeggiata per le vie di Rivamonte per osservare le opere degli espositori di Riva Nadal, i tradizionali mercatini di Natale nelle case e nei fienili del paese. Battesimo in quota per il Grand Prix Latte Busche numero 42 con la presentazione del calendario delle gare al rifugio Grande Baita a Civetta. Le prove dello sci giovanile inizieranno a gennaio, come sempre grazie al sostegno dell'azienda Casearia Feltrina. È sicuramente il traguardo di un team di persone che hanno sempre lavorato per lo sport giovanile e quindi mi sento innanzitutto di ringraziare tutti i volontari che in tutti questi anni si sono profondamente impegnati dando la possibilità ai giovani di incontrare un'esperienza reale di sport genuino, all'aperto, sano e di quindi fare un'esperienza molto importante. Per quanto riguarda la Latte Busche, sicuramente è il modo di stare vicino al territorio. Il primo caposaldo nostro per stare vicino al territorio è utilizzare la materia prima esclusivamente ai nostri soci allevatori e proteggere la filiera produttiva come cooperativa. Però poi siamo vicini al territorio anche in tutti questi eventi sportivi dove viene valorizzata una corretta alimentazione abbinata a un'attività sportiva e dove viene valorizzato lo sport giovanile. Credo che oltre a tutti i volontari che si impegnano giornalmente bisogna ricordare anche le origini, chi si è impegnato perché nascesse questo torneo. E allora la figura di Ivano Zopp insieme a chi con lui raccolse questa idea importante va sicuramente ricordata e ringraziata. Quest'anno le finali regionali Latte Busche saranno ad Alleghe per la parte di sci alpino e a Malga Ciappella a Marmolada per la parte di sci nordico e quindi siamo felici di organizzare di nuovo dopo più di 10 anni le finali Latte Busche e Baby Cuccioli. Le gare si svolgeranno sulle piste Civetta e Belamont, la finale di slalom sulla pista Civetta per i cuccioli, la pista Belamont per i baby e la super finale di domenica sulla pista Civetta, quindi una bella visuale anche per il pubblico che assisterà alle gare. Oggi abbiamo la presentazione delle finali regionali Latte Busche, quindi lo sponsor ormai da più di 50 anni Latte Busche che segue questi campionati, questi bambini per tutto il circuito e presenteremo oggi anche il comitato, presenterà l'agenda regionale col calendario gare per la stagione 2020. Un bel incoraggiamento per poter continuare, andare avanti e far vedere che insomma la volontà di fare c'è per tutti. Oggi abbiamo riproposto una formula di presentazione sul territorio che precedentemente avevamo optato per zona centrale di Pedavena. E qui oggi c'è il massimo della visibilità e c'è effettivamente il lancio della stagione. Circa 2000 e più oggi presenze sul Civetta, quindi non c'è veramente una comunicazione della nostra partenza della stagione molto importante con il massimo della visibilità. Il mio grazie più sentito è evidente va
all'azienda Latte Busche che ci segue, ci sostiene e ci dà manforte. Gli sci club giocano un ruolo da protagonisti, guai non ci fossero e guai non facessero tutto ciò che fanno per far sì che questo circuito del Latte Busche sia tra uno dei migliori in Italia, e noi ne siamo orgogliosi. E per noi adesso forse esagero, ma per noi queste sono i mondiali, queste sono le Olimpiadi, questo è il nostro lavoro, questi sono i nostri risultati. Oggetti fatti a mano e prodotti del territorio in mostra a Rivamonte per il tradizionale appuntamento con Riva Nadal. Anche quest'anno il mercatino di Natale nelle vie del paese ha ospitato numerosi espositori, ognuno con la propria proposta, da quelle più legate al mondo alimentare, ai giochi per i bambini, agli accessori di abbigliamento, fino all'oggettistica ornamentale. Spazio anche ai piccoli presepi, in un'atmosfera resa ancora più natalizia dal sottile manto di neve che qualche giorno prima dell'allestimento delle bancarelle ha imbiancato il paese e il paesaggio circostante. Il mercatino diventa anche un modo di ripensare gli spazi rustici legati alla vita di un tempo e, proprio come una volta, legno, lana e strategie di riutilizzo mantengono un ruolo importante. Sono 65 espositori circa, tutti i lavoretti in legno, in stoffa, in lana cardata, tante cose tipiche, diciamo, natalizie e anche tipiche dei posti nostri qua. Tutti i lavoretti in legno e cose tipiche, diciamo. Tutti gli abitanti ci danno a disposizione le piazze, le vie, delle case, garage, cantine, e danno una mano per i preparativi. Poi i vari gruppi di Rivamonte, il calcio, la società operaia, danno una mano sempre col personale per i chioschi, per preparare, per pulire le strade. Tutto il comune si muove in massa, diciamo, per questo evento, perché è molto sentito e è molto bello anche da vedere. La gioia di trovarsi tutti insieme si manifesta anche con la musica. Lola, butta gli spaghetti, dai. Lola, butta gli spaghetti, dai. Lola, butta gli spaghetti, dai. Che se cantò fa la ragazza. Ma c'è anche qualcosa di più natalizio. La buona riuscita dell'evento dipende anche dalla disponibilità dei proprietari delle case. Sì, sono fienili o stalle di una volta, caratteristiche, o piazzali di casa che le persone addobbano a modo per fare questa giornata, preparano dei presepi in strada, fatti artisticamente anche quelli, quindi
è un bel giorno per il Piemonte, è una bella cosa, e si vede tanta gente che arriva, quindi vuol dire che è una cosa che funziona ormai da 10 anni, questa è la 10ª edizione, quindi siamo molto contenti di vedere che la gente viene, ci crede a queste cose e partecipa. L'organizzazione, diciamo, per trovare i posti e per assegnarli alle persone che vengono, si parte un paio di mesi prima circa, poi tutti i permessi con il comune, con la questura, con tutto quanto, un altro mese e mezzo, quindi dai 2 mesi prima si parte e si arriva agli ultimi giorni, che si lavora praticamente il weekend precedente e tutto il weekend della festa, diciamo, si lavora per preparare e per smontare poi alla fine quello che rimane la sera. Il pubblico poi apprezza. Sì, 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 sempre, ogni anno c'è sempre un bel pubblico che arriva, e apprezzano, e se tornano vuol dire che trovano qualcosa in più, qualcosa che altri mercatini non danno probabilmente. E guardo casa mia laggiù, non bianco e niente più, ed io sto bene qui, ad accordo è così, ad accordo è così.